Marzo e aprile è previsto il picco dell'influenza tipo B. Rispetto alla tipo A rappresenta una minor parte perché la principale fonte di influenza di quest'anno invernale è stata la tipo A. Ma in questo periodo primaverile si stanno verificando in maggior parte influenza di tipo B. Vediamo insieme cosa aspettarci. Come gli altri tipi di influenza, è una malattia respiratoria, ovvero si trasmette da uomo a uomo, bambino a bambino, tramite le gocce di saliva, gli starnuti, i colpi di tosse. Attenzione, perché ha la capacità di sopravvivere anche al di fuori del corpo umano. Quindi cerchiamo di fare attenzione con fazzolettini usati, mani sporche, toccare oggetti contaminati. È fondamentale una buona igiene e evitare il più possibile luoghi chiusi affollati come pullman, autobus, chi può farne a meno. L'incubazione è breve, un paio di giorni circa, e poi manifesta sintomi tipici, ovvero febbre elevata. Per elevata parliamo di sopra i 38, 39, punte di 40, durata un pochino prolungata, si arriva in media ad una settimana. Brividi, appunto, tosse secca, di solito non c'è grande componente di catarro. Dolore alla testa, dolore al petto, anche perché è una tosse molto ripetuta, dolori ossei e muscolari, un po' come tutte le influenze con la tipica sensazione di ossa rotte. Ovviamente è provante per il fisico, quindi ci sarà una debolezza e sonnolenza. Ci può essere un filo di mal di gola e ovviamente il naso chiuso e starnuti. Di per sé è un'influenza che colpisce maggiormente bambini più grandi, quindi in età scolare, e non dà grandissimi esiti. Devono stare più attenti ovviamente per le conseguenze le persone fragili, gli anziani, gli immunodepressi. In generale però una cosa a cui fare attenzione, visto che la febbre è elevata e prolungata, ci può essere disidratazione, quindi facciamo bere frequentemente e regolarmente i nostri bambini che l'hanno contratta. Possiamo dare anche dei sali minerali che nel momento in cui i bimbi non hanno molto appetito comunque eviteranno questa ulteriore debolezza. E mi raccomando, niente antibiotici, si tratta di una malattia virale, quindi in questo caso il fatto che duri più di 3 giorni non significa che sia una forma batterica. Ovviamente nel dubbio contattate il vostro pediatra.